professor Grant. Ed ecco la cassa di risonanza di un velociraptor. Oh, caspita. È magnifico, Billy. Mi dispiace solo che entro 4 settimane dovremo fare i bagagli. Professor Grant? Paul Kirby, Kirby Enterprises. Amanda e io amiamo la vita all'aperto. Cavolo, ci siamo fatti quasi tutti i viaggi d'avventura sul mercato. Ho preso a noleggio un aereo per sorvolare Isla Sorna. Vorremmo che ci facesse da guida. E naturalmente saremmo lieti di offrire un contributo alla sua ricerca qui. Svegliami quando arriviamo. Velivolo non identificato in avvicinamento su Isla Sorna. Siete in uno spazio aereo vietato. Alan. Alan? Professor Grant. Alan! Cercano qualcuno, immagino. Che stanno facendo? Una recinzione per rendere sicuro questo posto. Su quest'isola la parola sicuro non è contemplata. Dobbiamo tornare sull'aereo. Dica a sua moglie di smettere di fare tanto rumore. È una pessima idea. L'altro dove è andato? Cooper è un professionista, sa cavarsela da solo. Ehi! È Cooper! Il telefono satellitare. Ce l'ho io. Oh, merda. Darci un bel po' di spiegazione, signor Kirby. Ha mandato un 12enne a fare parapendio da solo. No, era con un amico, Ben Hildebrand. Ben Hildebrand. Da quanto sono scomparsi? 8 settimane. Quasi 8 settimane. Ma perché me? Ha detto che serviva qualcuno che fosse già stato sull'isola. Non sono mai stato, prima d'ora, su quest'isola. Come sarebbe? Quella era Isla Nublar. Questa è Isla Sorna. Il sito B. Nessuno muova un muscolo. Signor Kirby, non esiste neanche una Kirby Enterprises, non è vero? Vernici e ceramiche plus.
Il Plus sta per impianti per il bagno. Centro commerciale Westgate, Hyde, Oklahoma. Billy, torniamo all'aereo. Recuperiamo quello che possiamo. Poi andiamo alla costa. Professor Grant, non lasceremo l'isola senza nostro figlio. Andate a cercartelo. Lei non è un mercenario. Non ho mai detto di esserlo. Allora? Che facciamo? Andiamo a cercare vostro figlio. Nella loro stessa direzione. Perfetto, perfetto. C'è una telecamera, però è piuttosto malconcia. È ancora vivo. Me lo sento che è vivo. Eric! 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 Raptor! Eric! No! Judeschi. Hanno fatto una trappola. Una vera e propria trappola. Grazie mille, Eric. Lei sa il mio nome? Sì. I tuoi sono qui. Ti cercano. Lei è Alan Grant. Che cosa ci fa qui? I tuoi mi hanno invitato a fare un giro. Stia attento con quella. T-Rex spaventa alcuni di quelli più piccoli, ma ne attrae uno molto grosso con una pica. Ascolta, scompagniamo. Sì, c'è una barca. Vicino alla riva. Sembra messa bene. Ascolti. Cosa? Il satellitare di mio padre. Mamma! Papà! Papà! Mamma! Eric! Eric!
capito che eravamo qui. Il telefono, quella stupida canzoncina del negozio. Io non ce l'ho, l'avevo prestato a Nash. Doveva averlo quando... Pensavo di farci una fortuna, abbastanza da finanziare gli scavi per 10 anni. E se ci prendono con le uova? Perché se ci prendono senza? C'è una barca a valle, sul fiume. Proviamo a raggiungere la costa. Che cos'è? È una gabbia per uccelli. Non vado da nessuna parte! Vogliono le uova! Altrimenti saremo già morti! No, no, chiama aiuto. È un elicottero.